buongiorno a tutti, grazie a tutti di essere qui presenti. Questa è l'ultima iniziativa dell'anno che organizziamo come Partito Democratico di Saragozza e siamo molto contenti di chiudere l'anno trattando un argomento che chiaramente è molto sentito in questo momento, ossia la riforma della giustizia, soprattutto a seguito dei vari episodi, dei fatti di cronaca che si sono manifestati nelle ultime settimane a Roma e non soltanto. Ecco, intanto una piccola postilla procedimentale, questa è la prima iniziativa di una serie di iniziative tematiche che come PD Saragozza faremo a partire da ora per alcuni mesi, trattando approfondendo varie tematiche al di là del dato politico, cercando anche un pochino di entrare nel merito delle questioni, perché poi è chiaro, interessa a tutti sia l'analisi politica, l'elaborazione politica del tema trattato, sia anche uscire dalle iniziative con qualche elemento tecnico scienza in più che è utile a tutti, che è fondamentale per poi affrontare le discussioni anche al di fuori di queste mura, che dovrebbe essere appunto il nostro fine primario. Questo trattando ad esempio il tema della scuola, il tema del lavoro, il tema delle riforme istituzionali. Nei prossimi mesi cercheremo di approfondire un po' queste tematiche. Dunque, innanzitutto ringrazio molto per essere qui presenti l'onorevole Davide Ermini, che è il responsabile nazionale della giustizia della segreteria, della nuova segreteria del Partito Democratico, l'onorevole Andrea De Maria, che è il responsabile nazionale della formazione della segreteria del Partito Democratico, oltre che un nostro parlamentare, essendo stato eletto direttamente da noi, è iscritto al nostro circolo, e questo chiaramente ci fa onore, e poi Vinicio Zanetti, che è il mio segretario regionale dei Giovani Democratici, oltre che consigliere di quartiere di San Donato. Ecco, trattando del tema della riforma della giustizia, io tra parentesi sono Francesco Massarenti, segretario dell'Unione di Quartiere, dato che non conosco tutti i presenti. Andando al tema, al nocciolo della questione, al tema della riforma della giustizia, ecco, dicevo prima, è un fatto d'attualità per via degli ultimi fatti di cronaca. In realtà è un tema che emerge e passa l'attenzione dei media in queste occasioni. In realtà è un tema che è sempre attuale, se ne parla un po' di più, un po' di meno a seconda dell'attenzione prestata dai mass media, tuttavia è uno dei temi probabilmente salienti del nostro paese, sì, soprattutto in senso critico. Ad esempio si parla dei temi del lavoro. Quando si parla dei temi del lavoro, una delle critiche maggiori mosse è il problema della lentezza della giustizia, i problemi delle strutture della giustizia civile, nella sua forma di giurisdizione speciale, della giustizia del lavoro. Queste sono tutte tematiche che vanno a incidere sulla carne viva, solo che spesso i non addetti ai lavori non lo percepiscono direttamente. E come titolo iniziativa abbiamo voluto dare quello di la questione morale come imperativo categorico. Ecco, chiaramente i due fatti sono strettamente collegati, perché dal tema della questione morale, dalla mancanza di morale, di moralità nel fare politica, chiaramente derivano tutti i malaffari e i fenomeni di corruttela che poi dopo portano alle indagini, alle inchieste e ai fatti delle ultime settimane e non solo. Io però partirei da questo, che bisogna stare sempre attenti a parlare di questioni morali, sbandierare citazioni d'autore e così via. Chiaramente la morale è un dato fondamentale per chi fa politica, ma è un dato soggettivo. Ridurre tutto il dibattito alla morale da parte della politica è alquanto pericoloso, se non anche, parlo con un profilo abbastanza illuminista, non del tutto positivo. La morale è un fatto dei singoli e dovrebbe in assoluto riguardare la necessità di approcciarsi alla politica non come un mestiere, non come un qualcosa, come prendere il potere fino a se stesso, bensì un aspirare a determinate cariche per poter cambiare la società, per poter realizzare determinate cose, in particolare per poter realizzare una visione di società. Questa è la mia visione morale della politica
e su questo si discute. Detto questo, su questo campo la politica dovrebbe concentrarsi soprattutto su un dato oggettivo, che è appunto quello della giustizia, di come garantire, di come prevenire determinati comportamenti e di come reprimerli in maniera adeguata, non entrare nell'analisi soggettiva e psicologica delle varie casistiche. Altrimenti facevamo spesso un esempio anche sul tema dei rimborsi in regione. Il mio problema è che si dia l'opportunità a determinate persone di approfittare di questi rimborsi, e bisognerebbe fare in modo che non se ne approfitti, a monte si chiude il rubinetto e non possa usufruirne, perché se tu permetti in maniera più o meno fattibile questi determinati comportamenti, poi dopo non puoi ridurre tutto all'etica soggettiva del singolo. La politica, secondo me, deve garantire che una prevenzione di determinati comportamenti o, laddove si manifestino, una repressione. E venendo al tema della giustizia, per poi dare la parola a Davide Ermini e agli altri relatori, ecco, in questi anni sono state realizzate diverse riforme su vari campi. Il tema del penale, la legge Severini, soprattutto per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione, ha inciso moltissimo sulla concussione, distinguendola dall'induzione in debito, dal dare, avere denaro a altre utilità. Questi sono un po' sofismi, vabbè, non sono sofismi per chi non è detto ai lavori, ma per chi lo è, sono questioni molto importanti, soprattutto ha rideterminato le pene nei minimi e nei massimi di taglio. Voi sapete che non c'è mai una pena secca nel codice penale, ma c'è un minimo e un massimo, e la legge Severino ha innalzato notevolmente questi minimi e massimi, sia nel campo della concussione, quindi quando un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio, costringe un privato a atti di corruttela, sia il campo della corruzione, quando invece c'è il fenomeno contrario, ridefinendo le fattispecie e innalzando i minimi e massimi edittali. Poi dopo sono stati fatti degli ulteriori interventi in campo civile, col governo Letta, la mediazione obbligatoria, negli ultimi mesi con altre riforme per velocizzare i tempi della giustizia, un tema molto sentito su campi diversi. Quindi parlavo di giustizia penale, di giustizia civile, ma in entrambi si è cominciato a intervenire. Chiaramente il cammino è ancora lungo, e adesso lascio a Davide Ermini la parola per entrare in questo merito.